Fuga di gas, padre e figlia morti nel Milanese, a Palermo mamma e figlia folgorate nella vasca da bagno, 10 vittime in una settimana. Incidenti domestici e fughe di gas, 8 vittime in Lombardia in una settimana. L'ultimo caso, padre e figlia a Cinisello Balsamo, e a Palermo potrebbero essere morte folgorate da un filo elettrico una mamma e la sua bimba di un anno e mezzo. Prima Caterina Proietti, poi Domenico Cangemi. A terra è rimasto un cumulo di macerie bruciate, quelle che i vigili del fuoco sono riusciti a tirare fuori dall'appartamento andato a fuoco ieri sera a Cinisello Balsamo. Nel rogo sono morti padre e figlia, Salvatore e Francesca Zudda, 84 anni lui e 44 lei. Le fiamme si sono sprigionate all'ottavo piano e subito hanno avvolto l'appartamento. Una morsa di fuoco, inutile il tentativo del padre di mettersi in salvo sul balcone. Ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco, ma non c'è stato nulla da fare. Una vita difficile la loro, in un quartiere popoloso dell'Interland milanese. La donna aveva problemi psichici che l'uomo da solo probabilmente non riusciva più a gestire. Varie le ipotesi sulla causa delle fiamme, un incidente domestico con una stufetta oppure un fornello o una sigaretta rimasti accesi. Questo è il terzo incendio in un'abitazione tra il Milanese e il Lodigiano. 8 le vittime in meno di una settimana, un triste elenco iniziato all'alba di domenica con la morte in una cascina di una mamma e 3 dei suoi figli.